Ultima edizione di Stadio News Studio, Marco Cullà. Nel calcio è risaputo che la vittoria guarisce ogni male, ogni ferita. Il Palermo quindi, dopo la caduta a Roma e dopo essersi leccato le ferite, pensa a ristabilirsi del tutto, naturalmente grazie ad un successo sulla Lazio domenica al Barbera. Non ci sarà Ballardini in panchina, in molti probabilmente lo volevano ancora sulla panca biancoceleste, considerati gli scarsi risultati raggiunti. Adesso c'è Reia e sembra tutta un'altra storia. Il Palermo prosegue la sua preparazione e non si distrae un secondo, in fondo come sempre. Anche il botta e risposta tra Zamparini e Bovo è stato archiviato, in mente solo il nemico, naturalmente calcistico. A proposito, Delio Rossi affronta per la seconda volta il suo passato, sperando che a questa volta possa davvero sbattergli la porta in faccia e sorridere assieme al presente. Allenamento pomeridiano oggi per il Palermo, che domenica al Barbera sfida la Lazio di Eddie Reia. Ieri doppia seduta a Bocca di Falco, i giocatori hanno effettuato un riscaldamento individuale, partitelle a pressione, un lavoro di possesso palla e una partita finale. Manuele Blassi si è allenato regolarmente con il gruppo, mentre Giovanni Tedesco è rimasto a riposo a causa di una gastroenterite. Rossi va verso l'esclusione di Simplicio e Bresciano a favore di Nocerino e Pastore. In avanti conferma per il tandem Miccoli Cavani. Le ottime prestazioni firmate con la maglia del Palermo valgono la seconda chiamata in nazionale della carriera. Javier Pastore è stato infatti convocato dal commissario tecnico argentino Diego Armando Maradona in vista del prossimo test che i sudamericani giocheranno contro la Germania. L'attaccante rosanero sarà impegnato nell'amichevole che la selezione albiceleste disputerà mercoledì 3 marzo all'Allianz Arena di Monaco di Baviera contro la compagine tedesca. Torna in nazionale anche Cavani, che giocherà l'amichevole Svizzera-Uruguay. Segnali confortanti dall'infermeria della Lazio sul fronte Tommaso Rocchi, che sta smaltendo l'attacco influenzale. Dabo e Foggia hanno proseguito le terapie, mentre Baronio, Kolarov e Brocchi hanno accusato problemi gastrointestinali. Radu ha effettuato lavoro differenziato per la contusione al piede sinistro rimediata domenica scorsa nel match contro il Parma. Oggi amichevole a Formello contro la formazione allievi. Palermo come sempre favorito in casa dalla corsa al bookmaker. La nota agenzia di scommesse infatti vede favoriti rosanero nella gara di domenica contro la Lazio. Il successo del rosanero è quotato a 1,95, il pareggio a 3,25, mentre la vittoria dei biancocelesti è quotata a 4. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.